Segreteria, DS del gruppo sportivo Sovacente Pro di Pozzo, desiderato subito in segreteria. Grazie. Che ci dà subito le primissime impressioni. Buongiorno a Nicola Argesi, che tantissimi sulla start line. Siamo in vento anticipo e siamo a 4 minuti dalle ore 9.30, quindi siamo decisamente in lento anticipo. Ci siamo quasi! Let's go! Come on, boys! Scattata la gister maschile! E ora tocca la gister femminile! Buona gara, girls! È iniziato ufficialmente il ciclocross di Schio 2015! E a circa 100 metri dal passaggio! Tratto in salita, in coppa e poi passaggio a te la linea Moreno. Grazie Stefano, noi attendiamo qui il passaggio ed eccoci proprio al transito in questa estate. 2 minuti e 40 secondi dall'avvio della competizione. Sono lì a pochissimi secondi uno dall'altro, i primi 10 sono racchiusi in appena 14 secondi, quindi è una famiglia. A te, zona Prato. Dicevamo cambio di guardia con Edoardo Tagliapietra, che è passato a concludere subito inseguito da Matteo Menegaldo. Matteo Menegaldo che inizialmente era in compagnia del suo compagno di squadra Brian Olivo, che ha avuto un problema alla catena della bravissimo vita. Ed ora ci troviamo con questo duo in testa, questo tandem, si trova ad affrontare le ultime aspettative di questo... Si avvia verso il passaggio da te. Questa è la corsa. Fabrello. E Menegaldo. Eric, grinta, stai vicino qua, a lottare! Percorso questo che ha fatto moltissima selezione, è tratto di Prato, molto tecnico per... impegnativo per questa categoria. Eli attaccata, Eli! Con tornanti in salita e in discesa, contropendente. Sta tentando in tutti i modi Matteo Menegaldo di non perdere ancora metri su Tagliapietra. E hanno già passi spediti verso la metà gara. Attendiamo ora. Vai Alessandro! Vedere il corri! Del giro numero 3 della testa della corsa. Prima giorno nei confronti di Alvise Frazin. Transita con un gap
di 9 secondi. È passato intanto Lorenzo Dogliano, Unione Sportiva di Tegosa a 12 secondi e in quarta posizione Matteo Benegaldo a 18. E presentato intanto anche lo sfortunato Olimpo, abbiamo raccontato la sua giornata sfortunata quest'oggi. È passato anche Franzin, io ho contato 12 secondi, quindi tagliapietra. E questo è stato un po' di spettacolo, perché sembrava una serata così. E Marco. Vai Ale! Vedete le curve. Vediamo il caso di Edoardo Tagliapietra. Ecco, in questo momento agli ostacoli artificiali. Sono sempre assieme i due ora a condurre Franzin, mentre Tagliapietra ha imposto ormai un lungo intervento. Alice Papo, Jack Spiker, team Buia, bravi di me. E confermo la seconda posizione di Elisa Ruma, che è team Gran Zona, che abbiamo appena visto presentare il suo gatto. Dai Ale, dai, che lo fa! Ultimo giro! Poco importa, e saldamente lì ad occupare la seconda posizione. Ormai ci prepariamo per il... Eccola qua, Alice Papo! Felicissimo il papà, come sempre, grillissimo tifoso di suo figlio. E ora prendiamo la... caro Edoardo, il bacio glielo chiediamo tra qualche anno, sono ancora un po' troppo timidelli questi ragazzi qua. Bene così, bene bene così, perfetto. Quando andrete a consegnare il numero di dorsali, il numero di gara, ci sarà un ulteriore premio. Dovete ancora stringervi un pochino, ragazzi, dovete stringervi un pochino. Eccoli qui i protagonisti della gara della C6, maschile e femminile. Per tutti loro voglio sentirli i vostri applausi. Siete il nostro futuro, ragazzi, e vi vedremo già gareggiare nel vero senso della parola nelle categorie agoniste già dal 3. Ci siamo! Si scalpita in rampa di lancio, 30 minuti di gara, una sfida tra le più belle, quella degli esordienti secondo anno, con un confronto tutto nazionale oggi a Schio. Siamo pronti! Let's go! Come on guys! E sono Bob Goal, let's go girls! Si va! Quest'anno il portatore della Pechino Cross Selle SMP, linea ancora alla zona Prato. Dunque, Torcianti a pronto in questo momento di cominciare con gli attivatori. Qualche istante ne avremo. Perde qualche metro, ma aveva già un bel vantaggio Torcianti. Adesso cambio delle bici e può ripartire. Attenzione a De Pre, 36 secondi, passa anche Luca Malvatti, team su Tirone, 45 secondi. Passa Valentino Pessotto, sorgente per di fronte con finish line. Bellissima la sfida tra le esordienti femminili con Lara Crestanello che... Attenzione, quindi le prime 5 dell'ordine. Questo è quello che si fa. Cassol e Mazzata. Ecco la maglia tricolore, il marchigiano Gabriele Torcianti. E questo significa che ci siamo per il gran finale delle leader della gara maschile. Eccolo signori, applausi tutti per lui, Gabriele Torcianti! Sì! Davide del Prendo, le prese anche lui. Manuela! Ma i numeri sono quelli. Hey. E
riceve da Giacomo Salvador, responsabile del gruppo organizzatore del trofeo Triveneto di ciclocross, la maglia di leader, sempre più leader della classifica generale del trofeo. Matteo Minguzzi in posa per la foto ufficiale con Edoardo Sandri, presidente del gruppo organizzatore. Ma facciamoli sentire più forti questi applausi, più perché 1 minute to go. Let's go! Come on! Sono scattati gli allievi del secondo anno e ora tocca agli agguerriti allievi, primo anno! Ci vuole un fisico bestiale, speciale, anche per bere il tuo fumare, fumare, fumare. Ci vuole un fisico bestiale. Go, 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 let's go, guys! E ora tocca alle donne allieve, ogni stati al via anche per loro. Avangars! Buona gara! Secondo anno, classe 2000, non resta che attendere il passaggio degli allievi in primo anno. Eccoli, Alessandro Verre con Emanuele Uez, il tandem di testa degli allievi in primo anno. Dai! Dai! Qui avevamo un piccolo problema, scusateci ragazzi, per questo non avevamo seguito. È arrivato Alessandro Verre, Loco Bikers, bellissima vittoria. Poi in questi ultimissimi metri, scusateci, ma avevamo un problema con il servizio di ambulanze qui dietro, quindi ci eravamo per forza di cose distratti un attimo. Arriva Emanuele Uez, che è secondo posto, bravissimo anche l'atleta del Davanti Bike Solution. Alessandro Verre, Emanuele Uez, primo e secondo nella gara degli allievi del primo anno, e attendiamo il terzo gradino del podio, qualche minuto per la chiusura della prova femminile. Ci siamo! Let's go, girls! Come on! E ora la linea passa
subito alla zona Prato. Transita Lorenzo Marmoni, Antonio Forcarelli, sono lì pochissimi secondi. Diego Guglielmetti, Eduardo Cillo, Cristian Proppi sono passati alla seconda posizione. Passaggio per Cillo di Vincente, racchiusi in appena 5 secondi. Aleanna, dai che sei qua. Junior passa la prima donna junior sugli altri dossi. Le altre posizioni femminili ci tengo a darle. La sesta posizione di Francesca Baroni. Allora, tutti. Allora, aveva 37 secondi in precedenza al passaggio Andrea Pozzato. Sì, sì, aveva un netto margine, quindi salvo sorpresa sarà lui. Dobbiamo per... Ultime due curve per Andrea Pozzato. Bellissima prova quella... Invitiamo a salire sul palco Andrea Pozzato. Intanto, signore e signori, con la premiazione della gara open femminile, la bolzanina Anna Oberparleiter, Carraro Team Trentino. Procederemo tra pochissimo alla premiazione del podio donne. Aleggio, Aleggio! Aleggio! A seguire in quarta e quinta posizione Cristian Marco. Aleggio Marco! Aleggio, dai, dai! Sono ormai pronto al comando di questa prova. Vai Marco! Dopo la grande vittoria in Coppa del Mondo in Olanda a Magdeburg l'8 ottobre scorso, va a porre il proprio nome sull'albo d'oro di Spino, ladies and gentlemen, Gioele Bertolini, ma seconda piazza, bravissimo Enrico Franzoi, grande Gioele, grande Enrico, grazie per le emozioni. Ultima curva per la punta, Kerkris, Bertolini, Franzoi, punta. Bravissimo, bravissimo, chiude San Parisi, ci ha provato fino alla fine. E il terzo classificato, selle che vengono consegnate da Maurizio Schiavon, cotitolare di Selle SMP. La maglia di leader della classifica generale del trofeo Triveneto di ciclocross, maglia che rimane sulle spalle di Thomas Paccagnella. Con queste mani pubblico!